adepto, un maestro o un uomo, il quale, percorso il sentiero evolutivo fino allo stadio finale, il sentiero dell'iniziazione, ha conseguito 5 iniziazioni ed è perciò entrato nel quinto regno o regno spirituale, e non gli restano che le ultime 2 iniziazioni. Adi, il primo, il primordiale, il piano atomico del sistema solare, il più elevato dei 7 piani. Agni, il signore del fuoco nei Veda, il più antico e venerato degli dei in India, una delle 3 grandi divinità, Agni, Vayu o Vayu e Surya, ed anche tutte e 3, poiché è il triplice aspetto del fuoco. Il fuoco è l'essenza del sistema solare. È detto nella Bibbia: il nostro Dio è un fuoco che consuma. È anche simbolo del piano mentale, del quale è signore. Agni Chaitans, un gruppo di Deva del fuoco. Anello invalicabile. Si trova sulla circonferenza del sistema solare manifestato. È la periferia dell'influenza del Sole, sia in senso esoterico che exoterico. Il limite del campo di attività della forza di vita centrale. Antakarana, il sentiero o il ponte fra la mente superiore ed inferiore, quale mezzo di comunicazione, viene costruito dall'aspirante con sostanza mentale. Ashram, il centro nel quale il maestro riunisce discepoli ed aspiranti per istruzioni personali. Atlantide, il continente sommerso nell'oceano Atlantico, secondo gli insegnamenti occulti e di Platone. Vi visse la 4ª razza radice, che ora chiamiamo Atlantidea. Atma, lo spirito universale, la monade divina, il 7º principio, così chiamato nella settemplice costituzione dell'uomo. Atomo permanente. I 5 atomi con l'unità mentale, uno su ognuno dei 5 piani dell'evoluzione umana, l'unità mentale essendo pure sul piano mentale, che la monade si appropria a fini di manifestazione. Essi sono centri stabili e relativamente permanenti. Attorno ad essi si costruiscono i vari involucri o corpi. Sono letteralmente piccoli centri di forza. Aura, una sottile essenza invisibile o un fluido che emana dai corpi umani ed animali, eppure dalle cose. È un effluvio psichico emesso dalla mente e dal corpo. È elettrovitale ed elettromentale. Bodhisattva, letteralmente colui la cui coscienza è divenuta intelligenza o Buddhi, colui al quale manca solo una incarnazione per divenire Buddha perfetto. È anche il nome dell'attuale mansione del signore Maitreya, in Occidente noto come il Cristo, istruttore del mondo. Il Bodhisattva è il capo di tutte le religioni e maestro dei maestri e degli angeli. Buddha, appellativo di Gautama, nacque in India nel 621 a.C. circa e divenne Buddha nel 592. Buddha è colui che è
illuminato e ha conseguito il più elevato grado di conoscenza possibile all'uomo in questo sistema solare. Buddhi, anima o mente universale. L'anima spirituale nell'uomo, il sesto principio, e perciò veicolo di Atma, lo spirito, che è il settimo principio. Chohan, signore, maestro, un capo. Nel testo di Bailey si riferisce agli adepti della sesta iniziazione. Corpo causale o uovo aurico? Dal punto di vista del piano fisico, questo corpo non è né soggettivo né oggettivo. Tuttavia, è il centro della coscienza egoica ed è formato dalla congiunzione di Buddhi e Manas. È relativamente permanente e perdura per tutto il lungo ciclo delle incarnazioni. Si dissolve solo dopo la quarta iniziazione, quando un'ulteriore incarnazione non è più necessaria. Corpo eterico o doppio eterico. Secondo l'insegnamento occulto, il corpo fisico umano è costituito di due parti, una densa ed una eterica. La prima è formata di sostanza dei tre sottopiani inferiori del piano fisico. La seconda, eterica, è di sostanza dei quattro sottopiani superiori o eterici del piano fisico. Deva o angelo è una divinità. In sanscrito una divinità risplendente. Un Deva è un essere celeste, buono, cattivo o indifferente. I Deva si dividono in molti gruppi e sono chiamati non solo angeli ed arcangeli, ma anche costruttori maggiori e minori.